direttamente dalla pedana, con la magnesia in mano, adesso sentiamo la voce dei protagonisti. Allora Lorenzo, fine gara, raccontaci rapidamente come si è svolta questa competizione. Ho iniziato ad anelli e volteggio, ho fatto due esercizi meglio della qualifica e sono andato a parallele, ho lasciato qualche decimo sia a parallele che a sbarra dove purtroppo ho fatto una caduta. E un buon esercizio a corpo libero e anche a cavallo, potevo fare magari un po' meglio a cavallo però ho chiuso bene la gara, dai. 21esimo posto finale, quali sono le sue sensazioni a gareggiare a fianco a questi campioni? È stata un'esperienza magnifica perché comunque gareggiare con questi, con i big della ginnastica è sempre, cioè, davvero emozionante. È davvero emozionante, sì. Sono soddisfatto di questa gara, soddisfatto perché è la prima uscita così importante con la squadra senior, soddisfatto perché è anche il mio rientro, diciamo, in una gara così importante dopo l'infortunio dell'anno scorso. E anche se ho lasciato comunque qualche decimo qua e là durante la gara, sono contento di come ho lavorato questi giorni. E alla luce di quello che abbiamo visto e l'andamento di questa competizione, è evidente che il lavoro fino adesso è stato molto molto buono e di questo ti faccio i miei più grandi complimenti. Adesso però occorre mettere sostanza agli esercizi, quindi dovremo incrementare in maniera cospicua le note di partenza, anche perché se si vuole cercare la qualificazione olimpica occorrerà avere altre note di partenza e altri punteggi finali. Ne siamo consapevoli di questo. Sicuramente questo è un buon punto d'inizio, abbiamo lavorato bene fino ad oggi, ma servono più difficoltà e serve più lavoro per arrivare più in alto, insomma. Lori, ma mentre non eri sugli attrezzi, di la verità, io ti ho dovuto scuotere un paio di volte, chi è che rubava il tuo sguardo? Ci sono tanti ginnasti ormai che fanno una bella ginnastica, Oleg Vernyayev, l'Ucraino ormai è il mio idolo, diciamo. Congratulations, thank you, big champion, thank you. Ginnasti russi come Ignatiev, Dalaloyan, sono comunque nomi che stanno uscendo ultimamente, sempre più forti. Anche gente che non era in questa finale all round, come Marian Draculescu. Al termine di questa gara facciamo dei dovuti ringraziamenti. E a chi dedichi questa competizione, questo risultato? Allora, innanzitutto vorrei ringraziare tanto i miei genitori che mi stanno seguendo per tutte le gare che stiamo facendo in questo periodo. Stanno sempre vicino a me. Un saluto particolare anche alla mia ragazza che mi guarda da casa sempre per ogni cosa che faccio e poi vorrei salutare tanto anche tutti gli altri ragazzi della squadra che sono rimasti a casa ma ci hanno accompagnato comunque durante il collegiale in tutto questo percorso. Progetti per il futuro, terza tappa di Serie A ad Ancona, poi Lorenzo c'è da studiare che c'è l'esame di maturità. E poi mi tocca, sì, non mi ricordare che non c'è solo la ginnastica, anche la scuola purtroppo, sì. Allora in bocca al lupo. Crepi, ciao a tutti. Ciao.